passa a Soloperto, che la passa a Marcante, che la passa dentro il canestro. Bravo! Abbiamo vinto, caro Danilo, ormai è ufficiale. Recupera palla Marcante, cancellando quell'errore di poco fa sul passaggio. Insomma, Marcante ha fatto le solite cose. Vai Denim! Marco Denim, per Evangelisti. Per l'uomo che non deve chiedere mai. Esatto! Intervista obbligatoria Evangelisti prima a fine partita. Sì, doppia quasi. Subisce fallo Tessitore, finisce in trionfo, insomma in trionfo non esageriamo, però con una vittoria importante, la terza stagionale. Trapani ha vinto a Siena, ha vinto qua in casa contro Matera, due domeniche fa, e adesso contro Sant'Antimo. A che partita siamo? La sesta. Bravo. Grazie. A segno Tessitore, guardiamo che segna quando non lo guardiamo. Vai Tex, hai visto, abbiamo guardato, girati, girati che segna, te l'avevo detto, se ti fossi girato, finisce qua con 83-68, il massimo vantaggio, la sconfitta in termini numerici forse troppo pesante per Sant'Antimo, ma insomma Danilo Salfi, Fabio Tartamella, vi salutano ringraziando Rosario Milana, appuntamento alle prossime partite del Basket Trapani, buonasera. Riprendiamo la linea, quarto ed ultimo quarto di Trapani Sant'Antimo, 57, Trapani 48, Sant'Antimo per l'appunto, 9 lunghezze di vantaggio da gestire, o per meglio dire speriamo da incrementare, chiedendo sempre scusa, assolutamente iniziare bene. Chiedendo sempre scusa a chi ci segua da Sant'Antimo e dintorni. Si riprenderà con una rimessa in favore di Sant'Antimo, già effettuata, e Cantone, vediamo il quintetto di Trapani, Fabio, Santa Rossa, Soloperto, Evangelisti, Tessitore e Marcante. Dal lato opposto li dici tu. Sì, allora Gizzi, Cantone, Valentini, Petrazzuoli e Politi. Bravo, grazie. Sbaglia intanto Gizzi e rimbalzo ai Evangelisti. Allora, tutte le lodi possibili a Sant'Antimo, che finora si è tenuta a galla in maniera mirabile sul profilo della, mentre Santa Rossa purtroppo non realizza, sul profilo del punteggio, pur avendo un, diciamo, una dimensione offensiva non eccelsa sul profilo del talento. Davvero tantissimi complimenti a questa squadra, che però a questo difettuccio, insomma, l'attacco è abbastanza monotematica, va quasi sempre da Gizzi, però davvero bravissimi i giocatori di Sant'Antimo, almeno secondo me. Il fallo su Evangelisti, 14 punti finora di Marco Evangelisti. Rientra Gatti, credo sia da 4 falli, se non sono 4 sono 3. Rimessa sul lato corto di campo per Trapani Evangelisti, la ricezione di Soloperto, Tessito Evangelisti di mano sinistra dal gomito, non sbaglia, stappiamo il Denim per Francesco Lima, il GM che così finalmente abbandona la sua barba folta e incolta, anche perché bianco-nera. Ancora una partita con pochi punti per Evangelisti e Lima servendo da fare l'eremita. Trapani in attacco, la palla dentro per Soloperto, può decidere di giocare, uscire fuori la palla, l'ha fatto Tessitore, arresta e tiro, sbaglia, rimbalzo è di Gatti. Dimmi Fabio, dai un'occhiata. Il tiro di Cantone, scusate, del numero 9, dico, sbagliato. 59-48, Trapani adesso deve segnare. Sai che credo avessi sbagliato, dal quintetto c'era Vico e non Suole. E va bene. Perdonato. Vai Denim. Vai Mattia. Eccolo qua. No Mattia. Vabbè. Va bene, dai Mattia. Però adesso, insomma, Trapani non deve commettere l'errore di abbassare l'attenzione, no. Sarebbe delittuoso.
più 9 per Trapani, partita tutt'altro che chiusa. Ricezione di Soloperto, Evangelisti fino in fondo per Soloperto che va a schiacciare Mattia. Soloperto, grande Mattia, grande partita. Buono anche l'assist di Evangelisti. Lo facciamo uomo partita Sky e non se ne parla più. Politi minaccia il tiro, su di lui c'è ancora Soloperto. Il fallo commesso, no, fallo di Soloperto. E dovrebbe essere il quarto, Fabio. Adesso vediamo. Quarto fallo di Soloperto. Più 11 per Trapani. Vediamo se è giusto. Quarto, Fabio? Sì, quarto. Come quarto segnalato dal buon tavolo. 61-50, rimessa già effettuata. Cantone. Roll non sfruttato, Cantone si alza e tira da tre punti, sbaglia e rimbalzo di Marcante. Riparte Trapani, Marcante tutto solo in penetrazione, grande costo così di Fabio Marcante. Quarto punto per lui, però grande giocatore. E ancora Sant'Antimo con Vico che va a mettere a segno il suo quarto punto. 63-52, Trapani deve difendere adesso subito in attacco in realtà. Evangelisti, ancora Evangelisti, lo scarico per Santa Rosa, la pressione, lo scarico per Soloperto che sbaglia e un po' di confusione. Trapani riconquista il pallone, Marcante, Testitore, Marcante al tiro da tre punti, non va. Fabio, Danilo, basta così. Siamo un po' scorati per l'ultima azione. Sì, ci aspettavamo un canestro da 7 punti invece, sì. Non è arrivato neanche uno. Abbiamo visto... C'era stata la giravolta spaziale, anzi alla barda spaziale. Giravolta spaziale. Alla barda spaziale. E poi alla dietro schiena, fondo schiena, lato B e poi abbiamo sbagliato. Va bene, esce Cantone. Esce anche Soloperto che raccoglie ancora applausi. Entra Candela. Adesso siamo proprio Bassotti. 13-13 o 31-31. Qual era il numero della banda Bassotti, Danilo? Non lo so. Non te lo ricordi? Non me lo ricordo. Non sai proprio niente. Uno non ti può fare mai una domanda. Trapani in attacco, Evangelisti. Facciamo un gioco. Mi dai una risposta a una domanda che potresti sapere così te la faccio? Certo. Che colore era il cavallo bianco di Napoleone? Te la devo dare io. Colombo, fammi la domanda. Colombo. Chi ha scoperto l'America? Ah, non era questa la domanda. Qual era il detective del famoso telefilm? Direi che possiamo smetterla Peter qui. Falk. 63-54, più 9 per Trapani. Che non deve assolutamente distrarsi. Santa Rosa da 3. Mette un punto esclamativo sulla sua prestazione Walter Santa Rosa, 20 punti per lui, senz'altro il migliore di Trapani. Lo avevamo già detto per Soloperto, è una nomination derivante anche dalla particolarità della sua partita prima dell'anno per lui. Direi che Danilo, sulla prestazione di Santa Rosa c'è poco da aggiungere al di là di quello che abbiamo visto, tanta presenza, precisione in attacco. Se vuoi dire qualcosa ogni tanto ti sarei grato. Esce Politi, entra adesso sì Petrazzuoli. Abbassa il quintetto Alfredo Foglia. Al primo anno a Sant'Antimo, ricordiamo la scorsa stagione c'era Francesco Ponticiello. Nel suo passato anche una presenza non passata inosservata, Cefalù. 1-2 per Gizzi, più 11, leggo bene per Trapani, Danilo. Più 11, bravo Fabio. 66-55, ancora la zona press che questa volta Trapani fa una gran fatica a superare, anzi perde palla e le va anche bene che non subisce subito canestro. In palleggio Vico, fallo commesso da Candela, canestro non è buono.